Amici della Filibusta, ben trovati anche oggi. Oggi dove parliamo di estate, ma questa volta non in chiave di profumi, ma in chiave di tabacchi, pipe e tutte le cose che piacciono a noi qui in taverna, alla Baia del Tabacco. Vi sembrerà incredibile, ma in questo momento mi è stato difficile mettere le mani sul libro nero del tabaccame perché sto un po' riorganizzando gli spazi, evidentemente l'ho appoggiato da qualche parte. E ci ho appoggiato sopra qualcosa, di conseguenza in questo momento libro nero del tabaccame inaccessibile, ma ho preso degli appunti sostitutivi per parlarvi di ciò che devo. Di cosa fondamentalmente? Dei fatti miei, nel senso della scelta dei miei tabacchi per l'estate. Poi non è detto che magari capiterà di fumare tutt'altro in determinate circostanze, ma tendenzialmente la scelta dei miei tabacchi per l'estate. E anche la scelta delle mie pipe, il cambio armadio delle pipe, le pipe da calor. Vedremo insieme una carrellata, anche perché sono parecchie poi alla fine le mie pipe da calor, dal momento che le fumate si moltiplicano perché sono più brevi. Why not? Un certo numero di pipe per dargli il giro mi è sembrato giusto, poi pipe che piacciono a me, di conseguenza mi va di averle vicino. Mi sto attrezzando per l'estate perché ho anche delle letture fantastiche che spero di poter condividere con voi al più presto. Questa è la prima delle due antologie horror che mi sta allietando, e è la Horror Academy, sempre della nostra. Quindi, ragazzi, la memoria veramente mi tradisce nelle situazioni più inaspettate. Independent Legion, casa editrice che ha anche questa accademia di scrittura creativa. Questo è il saggio finale dei loro studenti, con alcuni ospiti invece prestigiosi, e è una raccolta di racconti horror piuttosto brevi, ma come giustamente deve essere un racconto horror, deve essere una cosa che ti colpisce come un pugno. Ti lascia tramortito piacevolmente per alcuni minuti e poi ti spinge a leggere il successivo, che generalmente ha un gusto totalmente differente, come mangiare una bella coppa di gelati con tanti gusti, non riesci mai a stancarti e te ne fai fuori mezzo chilo, cosa che io amerei fare spesso d'estate. Tra i tabacchi preferiti per l'estate, ma devo dire che questa è una prosecuzione perché è un tabacco preferito di sempre, c'è il Comune. Che sapete, io fumo rollato anche in sigaretta, fumo in pipa e nell'estate fumo aggiungendo un tocco di Borkum Reef Bronze, che è un Borkum Reef aromatizzato al whisky. Quindi al gusto piuttosto forte e terroso del comune io aggiungo questo delicatissimo tocco di dolcezza Black Cavendish e profumo di whisky. Per una fumata breve lo trovo estremamente confortante anche nel periodo estivo. Ma i protagonisti della mia estate, ne ho solo uno disponibile, devo ancora comprare gli altri. Saranno, no, in realtà sono due, ma uno è sempre un aggiunto, un tocco, un'aggiunta, un tocco. Gli altri protagonisti saranno una confezione di Capstan, quindi un Virginia in purezza, una confezione di Virginia dell'Anfora, il famoso giallone, quindi un'altra Virginia in purezza, differente però nel sentire, nell'approccio rispetto al Capstan, perché comunque l'Anfora è un broken flake, o loro continuano a chiamarlo Ribbon, secondo me è un broken flake, mentre il Capstan è un flake vero e proprio. Il Capstan è un pochino più sfaccettato, ma comunque molto delicato rispetto all'Anfora, che è un po' più fienoso e monocorde, ma sono due approcci al Virginia che tutto sommato mi convincono. E poi naturalmente comprerò una tin del mio adorato Regent Street, o se lo trovo, dell'Elisabettan. Sono praticamente lo stesso tabacco. Elisabettan Peterson, Regent Street, McConnell sono un Virginia Perique, dal sentore entrambi piuttosto fruttato, piuttosto evidente in questo tabacco, in questi tabacchi, la speziatura fruttata del Perique, un po' da mostarda di Cremona.
Ma devo dire che al momento ho in casa quest'altro Virginia Perique. Il Solani White Perique miscela numero 633, che al momento non mi aveva convinto tantissimo quando l'ho provata la prima volta, l'ho fumata per fare la chiacchierata insieme a voi, ma che ritrovando la tin, la seconda tin di cui avevo un abbondante avanzo e riannusandola, ho detto: ma ci siamo, può andare. Forse anche il periodo, appunto, il caldo che comincia ad arrivare, mi ha fatto apprezzare maggiormente questo tipo di miscela tabaccosa. Oh, tra l'altro, qui fuori campo c'è un microfono. Testiamo il microfono nuovo anche per questo tipo di approccio e dobbiamo ancora testare un programma per realizzare le dirette che stanno creando dei problemi. Tutti fanno le dirette e io ho problemi a realizzarle, ma male che vada, ci troveremo durante quest'estate in diretta sul canale YouTube utilizzando proprio la diretta YouTube e utilizzando il cellulare. Abbiamo notato che dal cellulare la diretta innesca, parte, va e senza grandissimi problemi, mentre invece dal computer con i programmi di regia elettronica, di gestione streaming, eccetera, non riesce a essere così semplice. Abbiamo ancora un tentativo da fare e se no ci voteremo appunto alle dirette utilizzando la sinergia tra cellulare e computer a lato che servirà per condurre la chat, per leggere la chat. Vi ricordo che abbiamo attivato finalmente, ho attivato finalmente la pagina Patreon e se volete seguirmi anche su Patreon, sotto trovate il link. Cosa offre Patreon? Offre un programma musicale settimanale di DJ Set Bunny, cioè me in versione radiogenica, radiofonica, e parleremo soprattutto di musica alternative, novità alternative, retrospettive alternative, speciali su artisti del mondo alternative, più qualcosa di diverso. Sarà un podcast a settimana. Generalmente verranno rilasciati la domenica questi podcast e sono fruibili da tutti sulla pagina Patreon. L'unico problema che avete è quello che dovete scaricare l'app e iscrivervi alla pagina Patreon. Mi dicono che se non siete abbonati non potete lasciare commenti. Stiamo cercando di risolvere questo problema. Al massimo potete lasciare il like. E questo mi farebbe un grandissimo piacere. Come vi ho già detto la volta scorsa, ci sono tre livelli di abbonamento. I tre livelli di abbonamento non sono dei privilegi per qualcuno che potrà avere dei contenuti in più. I contenuti sia sul canale che sulla pagina Patreon sono uguali per tutti. Eventualmente, se qualcuno vuole abbonarsi alla pagina Patreon, può sostenere il canale con quel tot di euro che ritiene opportuno, ma se non lo ritiene opportuno, può tranquillamente andare avanti a seguirmi, amato da me come tutti, senza sborsare il classico doblone. Doblone che invece ha ritenuto opportuno sborsare Danilo Persano, primo in assoluto ad essersi iscritto con abbonamento di terzo livello, cioè livello pirata, alla mia pagina Patreon, e questo mi crea anche il problema che adesso devo condividere con lui il lavoro svolto di bozze del romanzo Kofun, e quindi devo caricare le bozze di Kofun a puntate come romanzi d'appendice. E mi auguro di avere da lui però un feedback in cambio, oltre che il doblone, perché di sapere da lui se è carino, bello o come appassionante fa. E qui perde ritmo, l'ho trovato noioso, qui è incomprensibile. Ecco, cioè, chiaramente questo livello 3 di Patreon serve proprio non soltanto per avere un'anteprima di un racconto che poi probabilmente verrà anche cambiato, ma il cambio sarà reso noto, ma proprio per avere anche un vostro apporto, un vostro feedback. Quindi vi faccio lavorare e mi faccio pure pagare per far lavorare a voi. Il massimo il sogno massimo degli influencer YouTube, specialmente i TikToker, fanno queste cose abbastanza spesso.
Allora, tabacco comune che viene sporcato con del Black Cavendish e del whisky, quindi con un pizzico, ma proprio minimo, di Borkum Reef Bronze. Virginia Perique, in questo caso il Solani 633 o White Perique in Flake, che poi vediamo un pochino più in dettaglio. E oppure in alternativa Regent Street o Elizabethan, stesso tipo di miscela, ma decisamente più saporita, più carica, più fruttata. E sulla fruttatura c'è qualcosa da dire e lo tiriamo fuori. Letture horror a disposizione, insomma, piena estate da fumare, come c'era la Milano da bere, c'è l'estate da fumare qui in taverna. E per fumare ho un cesto piuttosto ricco di selezione pipe. Spostiamo un po' i tabacchi e vediamo che pipe ho scelto. Allora, la prima sicuramente da far vedere è un modello molto particolare, è la 300 dei Mosi Caravaggio, che riecheggia la Tomato della Savinelli, la 320. Perché questa scelta? Perché a monte di un fornello non capientissimo, cioè normale comunque, un 18 mm, ha questa massa di radica attorno al fornello che le impedisce di diventare troppo calda. Quindi protegge la mano e l'ambiente dal calore e ha questa linea che riempie molto la mano. Agli americani strapiace questo shape, ma devo dire che anche da noi incontra. E quindi prima selezione dell'estate 2023 per me, 300 dei Mosi Caravaggio. Dei Mosi Caravaggio che ritornerà via via. Ho naturalmente le Prince, un'ottima scelta. Prince Savinelli, Prince Urizen, linea leggera, elegante, ariosa. La Savinelli è più capiente, ma avendo il fornello più basso e poi avendo questa linea molto filante, molto asciutta, dà comunque a me l'idea d'estate e è stata sicuramente selezionata. Regalo che mi è arrivato in taverna, la Corsaro sempre dei Mosi Caravaggio. Pipa che sembra un tanker da birra, per il galeone perfetta, un po' altina, quindi un pochino più capiente della mia fumata estiva ideale. Fumata estiva serale, pur qua pa. Andando avanti, troviamo. Sei tu o non sei tu? Sì, sei tu. La Gendarmerie, sempre dei Mosi Caravaggio, perché ha questo bocchino affilato. È leggerissima, è leggerissima. Anche questa fumata non ponderosa. E non poteva mancare la mia 626 Savinelli. Questa ragazza, fine del mondo, inverno, era glaciale, surriscaldamento globale. No, questa con me per la vita, mettetemela nella bara. Successivamente abbiamo una Ronson. È una Ronson? No, aspetta, ho detto una sciocchezza. Oddio, è troppo piccolo per leggerlo. È successo anche qualcosa di strano qua. No, avevo paura che la guarnizione avesse avuto un problema. Invece il problema ero io che l'ho avvitata male. Tutto sommato, comunque. Non è una Falcon. Non è una Falcon. Ah, tra l'altro queste pipe si preparano con all'interno un ricciolo di scovolino che assorbe l'eccesso di condensa, quindi fumate asciutte, pipa leggera, pipa che fuma molto neutro, fornello davvero piccolo rispetto ad altro, quasi un fornello da corn cob che non ho nel cesto, ma che sicuramente mi accompagnerà durante questa estate, come m'accompagnerà quest'altra stravagante pipa. Scusate, è italiana, ma è prodotta per gli Stati Uniti. Infatti, è Doctor qualcosa. Infatti, al suo interno questo filtrone gigantesco che va a
a rendere salubre la fumata, secondo gli americani di quel periodo. È in realtà comunque una billiard molto leggera e non capientissima, quindi adattissima anche in questo caso a fumate veloci. C'ha questo appeal in più di essere la pipa della salute, secondo la concezione degli anni 60, e la carrellata prosegue con la caramella. Pipa davvero microscopica, anche questa parecchio segnata dagli eventi. Ho toccato il microfono, spero di non averli fatti saltare. Anche questa una pipa che è arrivata in stato di degenerazione totale e infumabilità. Anche questa pipa che con una bella lavorata, probabilmente qualcuno dirà non ne valeva la pena, e probabilmente ha ragione. Questa addirittura ancora il suo filtro in metallo all'interno, filtro che doveva servire a trattenere i pezzi, le briciole di tabacco. Ecco, pipa che comunque ho voluto riportare alla fumabilità, pipa fumate veramente microscopiche. Si chiama caramella proprio per quello. Le pipe più particolari scelte per l'estate. Questa On Pole piccolissima. Piccolissima. Della. Ahimè. Qui a vedere il nome, qui ragazzi. Avrei dovuto segnarmelo prima. Ve lo metto qui sotto il nome. Quando l'avrò riscoperto, io penso sia una Ronson, però poi me lo guardo con la lente di ingrandimento. Ho una lente di ingrandimento portata di mano? No, non ce l'ho, quindi il nome lo vedete dopo nelle sovraimpressioni. Tre pipe molto particolari per chiudere il mio cesto di pipe estive. Non poteva mancare, Molla Losso, la Boia Piccola Mastro de Paglia, una delle pipe che ho desiderato di più in assoluto e che mi sta dando delle enormi soddisfazioni. È un po' grande, è un po' pesante l'esterno, perché l'interno ha una fumata media come dimensione, ma quanto amo questo shape, quanto amo il concept proprio di questa pipa del boia in formato piccolo. Prima o poi avrò anche una pipa del boia nel formato grande. Oltretutto, questa è stata voluta da me in versione natural, senza coloratura, e con due o tre carboncini quasi invisibili, ma ci sono, il che la rende a mio occhio ancora più affascinante. Si sta piano piano colorando con il fumo, vedete i punti dove si è colorata di più, e queste cose per me danno ancora più valore alla fumata, ancora più fascino alla fumata. L'altra pipa particolare selezionata per l'estate è un'altra molto curva, e è questo ovetto che io trovo bellissimo della Castello. Quindi pipa decisamente non low cost. Castello ovetto, bilanciatura impeccabile, innesto del bocchino Army Mounted. E qui ci entrano i Virginia in purezza, perché mi attira quel tipo di fumata in questo tipo di pipa. Per concludere la carrellata delle pipe estive, in usata da 2 anni e usata forse una volta, questa curva piuttosto elegante di della Presti, produzione Presti, maestro pipaio Presti. E questa ha fatto soffrire sia me che il maestro pipaio per dei brutti attacchi che abbiamo avuto. E vabbè, adesso 2 anni di distanza va bene così.
ma ho dovuto addirittura smettere di parlare del maestro Presti. E pensate a volte la gente quanto è sciocca. Sciocca. Perché il maestro Presti ha continuato ad esserne un estimatore, a consigliare a tutti di avere almeno una o più pipe, specialmente le sue Church Warden, in collezione, ma non ho più potuto parlarne, quindi era inutile che acquistassi pipe, perché non avrei potuto nemmeno farle vedere. È un peccato, ma è andata così. Ne avevo tre, le due sono state regalate a miei amici e una era rimasta a me, nascosta dietro delle confezioni che ho nel mio armadietto a vetro porta pipe, porta tabacchi e porta tutto quello che riguarda il mondo della pipa. E è stata ritrovata nel mettere a posto, è rispuntata, ha detto: Madonna, guarda cosa c'è qui. Quest'estate verrà anche lei fumata con grande soddisfazione. Dopo avervi parlato del comune sporcato al whisky e dei Virginia Impurezza che a volte verranno sporcati con un po' di Black Cavendish aromatizzato alla ciliegia del Borkum Riff, ma in questo caso quello rosso, e beh, diamo un'occhiata. Qui mi stanno avvisando che sto finendo la carica, ma dovrei finire prima io della carica. Diamo un'occhiata alle particolarità di questo Solani 633 White Perique. Dunque, marca Solani, è stato realizzato il brand RL Will, quindi abbiamo un maestro blender. È una miscela di Virginia Perique, come l'Elisabetta, come Regent Street. È un taglio flake, i flake sono piuttosto abbondanti in questo caso. Vanta un'aromatizzazione alla menta e, scusate, alla menta, una cipicchia, alla mela e agrumi. All'annusatura, beh, io, poi ho, un po' mi dà fastidio il fatto che mettono i pacchettini rettangolari nella tin rotonda. Poi ci sono le tin rettangolari, perché no? Allora, flake, come vi dicevo, piuttosto abbondanti. Quindi ogni flake è una fumatona, non raggiunge le due fumate, a meno che non siano proprio molto molto limitate. Il profumo è meraviglioso, io adoro il Virginia Perique proprio in tutte le sue salse, quindi. Perché si sente molto qui il Virginia. Il Perique si sente bene, 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 bene. Più bene di quanto avessi nella prima sessione di fumate con questo tabacco rilevato, ma forse perché era da poco che avevo smesso di fumare il Regent Street, che è molto più intenso. E pur essendo dichiarata l'aromatizzazione mela e agrumi, in fumata io non l'ho trovata avvertibile. Io l'ho caricato nell'ultima pipa, quella che non vi ho fatto vedere, della selezione estate, che è la Vescova, ovvero la 626 Savinelli in formato Churchwarden. Da qualche parte avrei dovuto avere anche l'accendino. Ma a parte il fatto che avevo appena finito di fumarlo, quindi ho le suggestioni ben fissate in mente. La pipa è ancora carica perché poi la riaccendo. Interruzione dovuta a una chiamata, ma meglio così perché nel frattempo mi sono procurato anche l'accendino. Vi stavo dicendo, un'aromatizzazione che è dichiarata, ma non si avverte in questo Solani. Si avverte questa dolcezza fruttata. Si ha più l'idea che sia il Perique. La fumata è più leggera comunque del Regent Street. Nel Regent Street e nell'Elisabetta invece si avverte nettamente una fruttatura che, non essendo dichiarata l'aromatizzazione, però è decisamente più forte che in questa miscela, quindi rimane il sospetto che lì invece l'aromatizzazione, pur se non dichiarata, ci sia e sia importante. Amici della Filibusta, con tutte ste pipe e questi tabacchi per l'estate 2023 qui dalla taverna è tutto. Fatemi sapere voi, avete un tabacco preferito per l'estate?
Vi ricordo di visitare la pagina Patreon, non dovete offrire un euro e se vi va di offrirlo. La scimmietta col piattino ringrazia qui dalla nave pirata della Baia del Tabacco. Ringrazio ancora Danilo Persano, primo sostenitore in Patreon con il profilo pirata, quindi il profilo più costoso in assoluto, qualcosa veramente di lusso. E presto io e te ci vediamo per confrontarci col romanzo Kofun. Per tutti gli altri, alla prossima, pirati. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.